indovina, indovina, indovinelli, indovina chi sono questi due fratelli. Uno è noto come capo di un consorzio che si batte per sopprimere il divorzio, l'altro dirigeva il fronte padronale come presidente Confindustriale. Senza spremer troppo le meningi tue, dimmi subito chi sono questi due. Sono i Lombardi, son Gabrio e Renato, son due vegliardi ben fermi al passato. Le crociate furono sempre un bell'imbroglio, una mano al cuore e l'altra al portafoglio, con la scusa di salvare i luoghi santi difendevano gli interessi dei mercanti. Così accade con quest'ultima crociata, che anche se contro il divorzio è dichiarata, vuol però soltanto rendere un piacere alla Confindustria e alle trame nere. Per i Lombardi, per Gabrio e Renato, esser bugiardi non è più peccato. C'è Renato che dichiara: son fregato se si arriva all'unità del sindacato, se i lavoratori scoprono le ragioni per star tutti uniti contro noi padroni. Gabrio gli risponde: poi che siamo fratelli, ti trasformerò il divorzio in casus belli, per opporre proletario a proletario, chi è per il divorzio contro chi è contrario. Sono i Lombardi, son Gabrio e Renato, son due baluardi per il padronato. C'è Renato che singhiozza, siamo tristi nel veder così isolati neofascisti. È una carta che non può essere più giocata, dato che ormai tutti sanno che è segnata. Gabrio gli risponde: allora pressa poco, con il referendum li rimetto in gioco, torneranno a fare gli assi di bastone come difensori della religione. Sono i Lombardi, son Gabrio e Renato, portastendardi del colpo di Stato. Ma Renato aggiunge: sono tempi neri, se si arriva a denunciare i petrolieri, se si giunge ad addossare le colpe ai ricchi, anziché sempre soltanto agli sceicchi. Gabrio dice: una crociata ci conviene per riaver l'aspetto d'uomini per bene. Noi faremo guerra in veste di cristiani al divorzio agli sceicchi musulmani. Per i Lombardi, per Gabrio e Renato, rubar miliardi non è più reato. Si direbbe che i Lombardi, chissà come, sono tutti forcaioli per cognome. C'era già padre Lombardi, quell'abate, noto pure lui per fare le crociate. C'è anche Angelo Lombardi, che io dico che anche se non forcaiolo è il loro amico, poiché Angelo Lombardi è il proverbiale grande amico di ogni specie d'animale. Sono i Lombardi, son Gabrio e Renato, che Dio ci guardi dal loro casato.